Siamo addirittura con questo bel libro dell'autore. Resta un capitolo sul Mancini e poi già che sono fatti. Tuttavia, Gemito ha perduto per sempre la sua Matilda. Si innamora della modella Anna Cutolo, che era stata anche modella del Morelli, per cui in preda a un raptus di gelosia. Accoltella l'amico. Morelli tiene nascosta la cosa, non lo denuncia. Anzi, continua a proteggerlo. Ma questi episodi sono i primi segni di uno squilibrio mentale che porterà il Gemito al ricovero coatto presso la casa di cura Villa Fiorente e poi presso la sua dimora, sorvegliato a vista dalla figlia Anna, costretta a gestire il suo difficile genitore. Mamma, sei tu l'amata, bella. Da questo momento inizia la fase più oscura della vita di Gemito, un oblio durato 20 lunghissimi anni, diventato per il popolo scultore pazzo. Egli vive segregato in una stanza presentandosi quasi come un anacoreta. Alterna lunghi periodi di digiuno ad altri nei quali comunque mangia poco, dorme sul pavimento, manifesta un umore instabile con ansia. Depressione e stati psichici caratterizzati dalla catatonia permanente. Stati psicotici. Improvvisamente, 5-6 anni prima della sua morte, riemerge dalla follia.